La lunga attesa che ha richiesto prima di essere aperta è stata ricompensata dalla grande festa. Ieri pomeriggio la passerella di Salcano è stata finalmente aperta, collegando le due sponde del fiume Isonzo e permettendo così a ciclisti e persone di passare da quest'area di Gorizia e Nova Gorizia a quella del Collio. Un'opera che chiude il progetto Isonzo Socia, finanziato dal programma europeo Interreg 2014-2020, che ha portato circa 10 milioni di euro sul territorio transfrontaliero, di cui 2 milioni dedicati a questo progetto. Sindaco Miklavic, oggi si inaugura la passerella di Salcano dopo tanto lavoro, un progetto che chiude il progetto Interreg tra Nova Gorizia, Gorizia e Šempeter. Il significato di questo nuovo ponte? Ma il significato è chiaro, stiamo allargando la rete di ciclabili che farà la nostra regione transfrontaliera ancora più attraente per i turisti. È anche un passo simbolico, marca il nostro principio di integrazione, che non è integrarsi con le bandiere, con i simboli, ma integrarsi con i progetti che migliorano la vita della gente. Quello che corre la voce, quello che ho sentito, che i burocrati a Lubiana e a Roma e a Bruxelles hanno detto quando c'era l'idea del ponte che non si realizzerà mai. Oggi stiamo qui, lo stiamo vedendo, l'abbiamo attraversato, abbiamo dimostrato che si può fare i progetti grandi non abbiamo paura del futuro e dei nuovi progetti come questo. Ecco, oltre a questo percorso ciclabile poi ci sarà tutta la rete anche con Börda e il Collio, quindi aumentano anche i percorsi ciclabili transfrontalieri. Sì, questa è una connessione che non connette solo i due banchi, i due argini del fiume, ma è una connessione che connette due aree turistiche, due aree che sono già adesso attraenti per i turisti da tutta Europa, da tutto il mondo. Ho rammentato anche che una medesima emozione l'ho provata quando tre anni fa abbiamo inaugurato il Caravan Center a Vertoiba, perché anche questo è commissionato naturalmente dal GECT. Questo battesimo, come l'ho chiamato, è un secondo appuntamento, il terzo sappiamo che sarà la rete ciclabile, non soltanto la pista ciclabile, ma la rete ciclabile oltre il confine che si connetterà con questo ponte, perché per chi non capisce in questo momento dove ci ritroviamo, nel momento in cui arriviamo a Salcano, girato a destra verso Nova Gorizia, 100 metri dopo, forse poco meno, c'è l'ingresso proprio in quella rete ciclabile che arriverà fino a via Giustiniani da una parte, via 20 Settembre e l'Isonzo dall'altra sponda. È un momento importante perché se è importante sicuramente la ricaduta in termini economici, perciò turistici ed economici, per tutto un territorio che va oltre Gorizia e Nova Gorizia, ma è anche importante perché rafforza dal punto di vista simbolico quello che Interreg voleva fare. Ultimo step dell'Interreg Isonzo Socia e il significato e soprattutto quali sono poi le prossime ambizioni del GECT in chiave transfrontaliera? Beh, di ambizioni ne abbiamo anche troppe, bisognerà seguire un attimino quelli che sono gli sviluppi anche in termini finanziari. Devo dire che il GECT ha una bella squadra, tecnicamente preparata ad intercettare tutte le risorse e le possibilità di cui avremo molto ma molto bisogno da qui alla fine del 2025, ma come ho già ribadito più volte, il 2025 non è una data di arrivo, ma per Gorizia, Nova Gorizia, Šempeter e tutta la Slovenia e la regione Friuli Venezia Giulia è un nastro di partenza e su queste cose ci stiamo giocando il nostro futuro. E o siamo bravi o non siamo bravi, ma se non siamo bravi non potremo dare la colpa a nessuno. Ecco, una sfida in cui conteranno le risorse finanziarie sicuramente, ma anche umane, il lavoro con Go 2025, con lo Zavedo, come si procederà, anche quanto è la richiesta da parte di GECT di nuovo personale?
Beh, sicuramente guardando anche le altre capitali europee della cultura non basterà sicuramente quelli che ci siamo. Mi sto informando ed è da brivido la richiesta di risorse umane, perché la sfida non si vince solo con le risorse economiche, questa è veramente una sfida di cervelli, di creatività, di immaginazione e credere moltissimo, ma col cuore, in quello che stiamo facendo.